Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Alleluia. Di Cristo regni nei vostri cuori, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Ed egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico.
nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi, però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Penso che la parola più bella che possiamo ascoltare è proprio quella che Gesù ci dice: rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nei cieli, o meglio ancora, i nostri nomi sono scritti nel cuore di Dio, il quale, ecco, ci dona la grazia di compartecipare all'opera della sua redenzione. È Lui che sceglie gli operai per la sua messe, che li manda perché possano mietere, raccogliere con sovrabbondanza quei doni di grazia che Egli, ecco, ci manda a poter prendere per glorificare il suo nome, per poter essere segno di quella benedizione di Dio che fluisce per i suoi figli, per quanti Egli ama. E Dio che ci invita ad essere portatori di pace, messaggeri di pace, sempre e comunque, sempre e dovunque. E tutto questo Gesù lo fa proprio donandoci anche quel potere di sottomettere nel suo nome anche le potenze ostili, le potenze infernali. Nulla potrà danneggiarvi, dice il Signore, però non vi dovete rallegrare per la potenza, per la possenza dell'amore santo di Dio che sperimentate. Rallegratevi che quest'amore è per voi, che quest'amore già vi vede partecipi della benedizione che Dio non mancherà di elargire come ricompensa ai suoi servi fedeli. Però tutto questo deve portarci, ecco, ad essere di quelli che sanno camminare con i piedi ben saldi sulla terra e protesi verso le realtà celesti. E nessun altro vanto ci può essere per noi, come diceva il beato apostolo Paolo alla comunità dei Galati, se non nella croce di Cristo. Quella croce che può sembrare uno scandalo, una pazzia, quella croce che può terrorizzare come strumento di morte, di tortura, quella croce che però diventa salvezza per l'umanità intera, un segno, così Dio ha tanto amato il mondo, e quell'amore che si riversa per tutti i popoli, per ogni tempo, per ogni nazione, sempre e dovunque Dio ha pensato a questa salvezza per l'umanità. E non conta l'appartenenza ad un gruppo, ad un'etnia, non importa né la circoncisione né la non circoncisione, dirà San Paolo, che era qualcosa che veniva fatto, era un rito di purificazione, nel contempo anche di salvaguardia di quella che poteva essere la capacità di garantire una discendenza, un popolo numeroso, ma è importante essere creature nuove. Essere cioè in Cristo quelle creature nuove, perché se uno è in Cristo è creatura nuova, ci ricorda San Paolo, e quelle cose che forse prima erano per noi un vanto, vuoi mangiare, vuoi vestire, vuoi l'apparire, vuoi il dimostrare, tutte queste cose diventano spazzatura, diventano niente, passano. Non diamo più importanza alle cose della terra, ma alle cose del cielo, alle realtà celesti, alle benedizioni di Dio. E su quanti seguono questa norma ci sarà pace, ci sarà misericordia, ci sarà cioè nel nostro cuore quella certezza che noi valiamo molto di più
di quello che anche gli altri possono considerare. Possono mettere un bel paramento, ma un sacerdote non è il paramento che indossa. Possiamo avere un calice d'argento, d'oro, tempestato di diamanti, ma la cosa più importante è quello che c'è dentro, il sangue di Cristo. E noi queste cose forse nel tempo le comprendiamo sempre più e sempre meglio. E proprio quando ci svuotiamo delle realtà mondane, che dobbiamo avere sempre più fisso il nostro sguardo verso quelle realtà celesti che devono prendere tutta la nostra attenzione. E San Paolo dice: vedo innanzi, nessuno mi procuri più fastidi. Forse tante persone avevano di che dire su San Paolo, su tutti i santi, su tutte quelle persone che magari pensano piuttosto di piacere a Dio anziché agli uomini. Ma siccome uno tante volte deve dare più conto al popolo anziché a Dio, tante volte uno deve dimostrare chissà che cosa agli altri piuttosto che al Signore, perché il Signore poi conosce tutto, dice San Paolo: io porto i segni di Gesù sul mio corpo. Vedete, San Paolo sicuramente, chissà, forse aveva le stimmate, ma forse non aveva le stimmate, ma aveva quel segno che era riconoscibile nel suo modo di parlare, nel suo modo di vivere, sicché era riconoscibile come credente, come cristiano. E forse i credenti dobbiamo essere riconoscibili proprio dal nostro modo di agire, dall'essere portatori di pace, dall'essere di quelli che portano la grazia di Dio, la luce, dare il giusto valore alle cose, essere il sale della terra, come dice Gesù, essere la luce del mondo, perché Lui è luce che viene a illuminare il nostro mondo, che è intriso di tenebra, di ombre, di menzogne, quando Lui invece è la verità, di morte quando Lui invece è la vita, di strade tortuose quando Gesù invece è la strada che ci conduce al Padre. Allora voglia il Signore donarci la grazia, ecco, di essere anche noi capaci di portare pace, di portare quel frutto di pace che deve contraddistinguerci come credenti. Voglia il Signore concedere a ciascuno di noi, al singolo come all'intera nostra comunità, ecco, il dono della sua pace, la pace che dobbiamo comunicare quando entriamo in una casa. Dite: pace a voi, che il Signore vi benedica, che il Signore metta pace. Ecco, essere di quelli che benedicono e non maledicono. A fare la guerra tutti sono bravi, poi si dice dalle nostre parti che ha più cartucce spara di più, no? Alla fine è così. Una volta si diceva: quei che ho poveri sparo, no? Fa sentire i botti più forti. Ma alla fine fare la pace, essere di quelli che mettono pace, ma quella è la vera impresa, quello è il vero successo. Quando dicevano i nostri vecchi, concludo, chi ne leva una ne leva 100, no? Tante volte dobbiamo essere di quelli che sanno usare una parola misurata. Se abbiamo ascoltato una parola che magari può essere infelice, dice il libro del Siracide, dice: tenila nella tua pancia, nel tuo ventre, digeriscila, non scoppierai, non ti preoccupare, non esplodi, dimenticala, falla stare. Poi se quella parola è vera, affiorerà. Se quella parola non è vera, chi l'ha detta dovrà rendere conto a Dio. Mettiamo pace, mettiamo sempre la benedizione di Dio ovunque andiamo. Certo, le cose della terra, le umane cose ci intristiscono, ma meglio essere tristi per le cose della terra, o è meglio essere felici perché i nostri nomi sono scritti nei cieli? Ritorniamo al punto di partenza. Meglio essere felici per la gioia del Santo Paradiso, che questo è quello che conta. Il resto, dice San Paolo,
facciamo finta che sia spazzatura, con tutti i problemi che abbiamo con la differenziata. E diventa veramente un problema anche considerare le altre cose. Meglio essere ricchi di Dio che poveri delle miserie umane.